perché questa serata che va anche un po' oltre l'alpinismo? Questa serata l'abbiamo voluta fortemente per il personaggio che è, perché Fausto De Stefani, oltre a essere un grande alpinista, è un grande personaggio che va, lui è nato come fotografo ambientale, per poi arrivare a essere grande amante del Nepal. Il Nepal, che purtroppo sappiamo tutti che ha vissuto delle vicissitudini ultimamente, il sisma molto che ha travolto tutta la nazione, e chi meglio di lui poteva parlare di questo e portare a conoscenza, visto che è appena rientrato, a conoscenza di come sta evolvendo la situazione in Nepal. Dopo il terremoto della primavera scorsa si sono spenti un po' i riflettori sul Nepal, com'è la situazione? È una tragedia dimenticata. Se ne è parlato in modo esagerato i primi 10 giorni, esagerando in tutto, devo dire, anche dando dei numeri delle vittime del terremoto che poi continuavano a aumentare man mano che passavano i giorni. E adesso ne parla più nessuno, come se il problema non esistesse. Invece il problema c'è ancora in tutta la sua spaventosità. In più, oltre al terremoto, c'è anche il problema straordinario dell'embargo dell'India nei confronti del Nepal, per cui manca combustibile, mancano medicinali, manca gas, per cui la gente anche dalla valle di Kathmandu, di Kirtipur, di tutti i villaggi lì attorno stanno tagliando alberi verdi per far cuocere il riso, creando un inquinamento incredibile e ovviamente il danno di quegli alberi che erano fondamentali anche proprio per respirare meglio. Insomma, io devo dire che avrei preferito non andare giù. Io sono tornato da 10 giorni, se non andavo giù forse era meglio, perché poi hai voglia di urlare al mondo intero la tua delusione. E poi quello che mi rattrista maggiormente è che la comunità internazionale è completamente assente, per cui non è che noi come associazioni o come associazione, che sia una o 100, non risolveranno i problemi del Nepal. I problemi del Nepal si risolvono se la comunità internazionale, come dicevo, può aiutare in modo cospicuo a risollevarsi. Ci vuole dire a che punto sono i suoi progetti per il Nepal? Ma devo dire che i progetti, anche la raccolta fondi, devo dire che è andata benissimo. Insomma, dalla fine di aprile, venendo adesso, abbiamo raccolto più di 760.000 euro, per cui sono cifre veramente importanti. Stiamo distribuendo, abbiamo distribuito 1.400 quintali di riso, 45.000 coperte, 67.000 lamiere, bambù, però puoi risolvere i problemi di due villaggetti, no? Perché poi questa emergenza durerà qualche anno, per cui rifornire di riso queste popolazioni che non hanno più niente è ovvio che sarà una delle priorità importanti. Però una guerra fra poveri, io non avrei mai voluto vedere che per un sacco di riso la facessero coltellate. Ecco, perché prima dicevo che ho visto delle cose che avrei preferito non vedere. C'è però una nota positiva: le scuole che avete costruito non hanno avuto danni. Una delle cose che è l'unica cosa concreta è che nessuna delle scuole, delle 7 strutture che ospitano quasi 1 miliardo di bambini e di ragazzi, nessuna ha avuto una lesione, per cui è servito per campo base ancora adesso per alcuni ragazzi di Emergency, per alcuni ragazzi di Trento e di Brescia che stanno distribuendo viveri, coperte e altro materiale, e questa, ecco, forse è la parte più positiva.